Diciamo il libro di Pinocchio, il più bel libro di Pinocchio che sia mai stato stampato, diciamo come cura editoriale, è in piena, dunque, a parte in foglio, in piena seta, stampata a colori, con i tagli in oro fino. In oro fino I era. Esatto, tagli sono questa parte qua del libro, cioè questo è dove solo il finisce la taglio alto, pagina. no? Dice. E la carta in pura cellulosa. Allora, Santo, io ti ho chiesto di venire a raccontare un po' qual è la tua passione, ma prima voglio introdurti. Santo Aligo è, a mio parere, ma a parere di moltissimi, uno dei più grandi esperti di libri illustrati. Il libro illustrato nel Novecento soprattutto trova la sua massima espressione nei libri dedicati ai bambini, all'infanzia, e lì incontriamo quelli che Santo mi ha sempre raccontato essere i più grandi artisti, i più grandi illustratori di libri antichi, illustrati. E oggi ci concentriamo però su uno in particolare che è Pinocchio. E raccontaci prima, se puoi, di te, di questa passione viscerale che da anni porti avanti. Santo ha scritto un sacco di libri dedicati a vari autori e vari argomenti del libro illustrato. E raccontaci però anche tu chi sei e come mai questa passione. Ma la passione per il libro illustrato l'ho sempre avuta fin da ragazzo, quando con i primi soldini guadagnati portando alle clienti di mio papà che faceva calzolaio le loro scarpe riparate, prendevo una piccola mancia, con quella piccola mancia mi compravo ad esempio la rivista Conoscere dei fratelli Fabbri all'epoca e lì ho imparato tantissime cose. Mi sono affezionato al libro perché io sono un disegnatore, sono un illustratore, soprattutto pubblicitario, e le immagini mi hanno sempre appassionato di tutti i generi, che sia un libro, un manifesto, un fumetto, un'opera d'arte. L'immagine per me è qualcosa di essenziale nella mia vita, non ne posso fare a meno. È un amore viscerale che ho sempre avuto. Da un certo punto ho cominciato a pubblicare dei libri. Io scrivevo sul Sole 24 Ore, sul Domenicale, sulla stampa Tutto Libri, su Woods, che era una rivista di collezionismo di libri, su carta. E questi articoli ho cominciato a pubblicarli, poi in un libro realizzato da me e pubblicato dall'amico Little Nemo, di Sergio Pignatone. E niente, quello è stato il primo libro, era Pittori di carta, dove ho inserito 12 illustratori, sia italiani che internazionali, ed è stato il primo libro che ha avuto un discreto successo, alla quale ne sono seguiti tanti altri, tanti tanti altri, fino ad arrivare a questo Pinocchio che ho pubblicato in quattro, diciamo, edizioni. Una per i carabinieri, ne hanno prese parecchie copie, una che è questa qui fatta per Little Nemo e due fatti con un mio logo, che sono edizioni molto pregiate su carta speciale, legature speciali con inserimento di disegni. Oggi dobbiamo parlare di questo, no Luca, di Esatto, Pinocchio. e oggi parliamo appunto di Pinocchio. Quindi, Santo, perché Pinocchio è così importante per la storia del libro illustrato? Ma quasi tutti gli illustratori italiani, e non solo, si sono dedicati a illustrare Pinocchio. Quasi tutti. Bravi, bravissimi, meno bravi, tutti. In Italia abbiamo avuto sicuramente i più capaci, sono state pubblicate le più belle edizioni di Pinocchio in Italia, a partire dal 1883, quando Felice Paggi pubblica il suo primo Pinocchio, il suo primo Pinocchio in libro, con le illustrazioni di Enrico Mazzanti. Prima edizione di Pinocchio, quindi. Prima edizione in assoluto, i disegni di Mazzanti per questo libro sembrano affrettati, sono schizzati, ma perché Paggi chiedeva a Mazzanti di fare un lavoro veloce perché voleva sfruttare l'uscita del giornale dei bambini. E lui fa molte silhouette nere.
La silhouette nera è perché ti permette di fare un disegno molto più velocemente, di un disegno molto più lavorato. Difatti vediamo nel libro di illustrato da Mazzanti che ci sono tantissimi pinocchietti e figure solo fatte a silhouette. Questo perché c'era molta fretta di farlo uscire e così è uscito la prima edizione di Pinocchio con i disegni Mazzanti. E poi da lì. Dopo questo, Bemporad compra i diritti da Paggi, da Felice Paggi, e pubblica nel 1901 il nuovo Pinocchio con i disegni di Carlo Chiostri. Carlo Chiostri era un disegnatore molto meticoloso, come Mazzanti, ma Mazzanti ci aveva lasciato una traccia nel primo Pinocchio, molto, molto, molto schizzata, con dei disegni molto veloci. Invece, Chiostri, come posso dire, fa un disegno molto più finito, con quei suoi tratteggi, disegna, non so, il vestito del carabiniere, l'uniforme del carabiniere, scende molto nei dettagli. Fa un Pinocchio che comunque è molto raro, trovarlo sul mercato, trovarlo nella brochure è molto raro, se non rarissimo, ed è Pinocchio sicuramente quasi raro come quello di Come Mazzanti, era è prima. molto molto raro. Ne andiamo avanti con. Sì, vai, vai. Allora, Tu lì ne hai qualcuno di questi che hai appena sì, ah citato? sì, possiamo vedere ad esempio, questa qui è la prima edizione, è la quinta edizione, scusatemi, la prima Bemporad di Mazzanti, con l'illustrazione di Mazzanti, una brochure difficilissima da trovare in brochure così bella. Facciamo E vedere un'illustrazione solo alla facciamo camera. vedere un'illustrazione alla camera, vediamo se c'è una Eccola qua, silhouette. questa è la Ecco, silhouette di cui parlavi. sono parecchie silhouette di questo genere, addirittura una in copertina con Pinocchio che corre. Questa qui è la quinta ed è una bellissima edizione. Dopodiché vediamo quella di Chiostri. Questa è una legatura dell'epoca, non granché bella. Dove vediamo, ecco, c'è l'antiporta, diciamo il frontespizio con un Pinocchio tutto sui blu con delle scritte in nero. Questa Molto qui è la più prima, complessa molto più come complessa, e anche i illustrazione. disegni. I disegni, Questa, se questi si vede. sono stati portati incisi su legno da Bongini, che ne altera un po' il segno molto, molto poetico, molto interessante di Chiostri, nel senso che il tratto, l'incisione in legno indurisce molto il disegno di Quindi tu dici che il lavoro del disegnatore è stato alterato dallo alterato. stampatore che non è No, riuscito, dall'incisore, dall'incisore che non è da Bongini, e riuscito no, a perché trasporre sulla lastra no, esattamente esatto, e quello no, che era purtroppo il no. disegno. Soltanto mi pare negli anni 80, nel 1980, Giunti fa un'edizione completa con tutti i disegni originali di Mazzanti. E però Mazzanti, ad esempio, scusate, di Chiostri. Abbiamo qui invece un'altra edizione nella sua legatura originale, Fa bellissima, vedere Liberty, che si vede bene. è molto Liberty, come Bellissimo, sì. vediamo. Nel 1901 il Liberty era già in Francia. Una cosa già Certo. assodata, da noi arriva dopo e dura molto di più. E E questo è sempre Chiostri. questo è sempre Chiostri, sì. Ok. Passiamo, arriva al Novecento, Bemporad decide di fare un'edizione lussuosissima, in formato grande, moderna, tutta colori, e per questo chiama un piemontese, Attilio Mussino, che sicuramente fa una delle edizioni più belle di Pinocchio. In Mussino vediamo già il moderno che avanza. Infatti lo vediamo già dalla copertina e la vediamo il Pinocchio, eccolo qua. Mettiamo qui che non cada. Eccolo qua. Questa è nella sua legatura editoriale in piena tela, un esemplare perfetto, fior di. Facciamo vedere un attimo. E usciva a dispense dal 10 all'11. Nell'11 prende il primo premio all'esposizione di Parigi. Ecco, Mussino
Illustra Pinocchio come un fiume in piena, cambia registro ogni capitolo, coloria ogni capitolo, fa delle illustrazioni molto quasi sguaiate in alcuni momenti e mentre fa delle illustrazioni molto molto belle, ad esempio come questa immagine adesso la trovo, prima, eccola qua, della bambina dai capelli turchini con gli ori, che è un quadro meraviglioso, un bellissimo quadro. E qua siamo nel 1911. 110-11, sì, e 1011. usciva in due edizioni, Ok. la tela editoriale e la E la brossura brossura. editoriale in Ok. cartone, e uno se li doveva fare rilegare. Poi il libro esce ovviamente anche, diciamo, dall'editore dopo che sono uscite tutte le varie dispense. Esce anche in una edizione completa così. Questo rumore che state sentendo non è il libro che si No. sgretola, ma è Si riprete questa è una plastica, con plastichina di protezione. esatto, che Santo adopera per le sue edizioni. È consigliabile quando ci sono queste rigature particolarmente belle, Sì, perché illustrate, per lo sporco, sì. tendenzialmente. Perché si protegge dallo sporco e protegge anche se tu le infili dentro in Ma mezzo a un esatto. libro, il disegno Si si può, si rigano. riga, eccetera. Quindi conviene, Allora, questo te conviene. lo metto qua. Ok, poi passiamo al 24. Il 24 scadono i diritti di Pinocchio e Salani esce con una bellissima edizione fatta da padre e figlia, dai Cavalieri. È il primo libro di Pinocchio che è illustrato da una donna. Non si sa in quale misura la figlia e il padre abbiano lavorato a Pinocchio. Che ci sia la mano femminile si vede dal ritratto di Pinocchio che ha il tirabaci, è molto effeminato. Questo è in pieno clima Liberty. Si vede dalla copertina, esce in parecchie edizioni questo libro qui, esce in brossura, esce in mezza tela ed esce in tutta tela con placca oro. È un libro pienamente in clima Liberty, anche se addirittura negli stessi anni in Francia cade lo stile Déco e qui abbiamo ancora il Liberty invece, qui siamo ancora in pieno Liberty in Italia. Ci sono 8 illustrazioni. Di questo libro ce ne sono due edizioni, una grande e una un po' più piccola. Quella grande è quella che vedi qua, con queste illustrazioni meravigliose che facciamo anche vedere, e poi c'è una più piccola, perché ne ha solo quattro illustrazioni a colori Illustrazioni. fuori Ok. testo. E questo è Maria Bene. Augusta Augusta Cavalieri. Cavalieri col padre. Ok. Poi facciamo un salto di 20 anni. E gli altri libri interessanti, a parte nel frattempo ne escono tanti, anche uno di Walt Disney è abbastanza brutto, e ne escono tantissimi, quello di Acornero è bello ma lo trattiamo dopo. Comunque i due che io ho scelto è Le avventure di Pinocchio, stampato a Torino dalla 6, con l'illustrazione di Galizzi, nel 42, Giovan Battista Galizzi. Che crea un Pinocchio torvo, come Già. lo vediamo. Lui si rifà un po' alla pittura, diciamo, genovese del Seicento, penso a Magnasco, con queste sue illustrazioni un po' crude, un po' trite, ad esempio Vero. Pinocchio che scappa, e poi ce n'è una bellissima che è Pinocchio sotto la neve, che è questa qua, Pinocchio sotto la neve, eccola qua, Bella. edizione bellissima. Questi disegni qui sono al Musli di Torino, lasciati dalla 6 al Musli. E questo, lui era un pittore, aveva fatto diversi altri libri interessanti. E poi passiamo a un Pinocchio molto molto importante, molto ricercato e molto raro, è questo di Porcheddu, pubblicato da Paravia sempre nel 1942. Uno dei miei preferiti, tra l'altro. Ecco, Porcheddu era il figlio del re del cemento. Giuseppe, il padre, lavorava come muratore in Sardegna. A un certo punto riesce a prendere 3 lauree in ingegneria e porta il cemento in Italia. E
E quindi diventa un personaggio importantissimo, eccetera, eccetera. E il figlio è appunto Beppe. Beppe era un illustratore veramente straordinario, una qualità di disegno veramente straordinaria. Ogni libro che lui faceva, lo stile era sempre diverso, sempre molto interessante però. Era un disegnatore di grande qualità, di grande qualità. Il suo libro è molto raro. Questa purtroppo è una seconda edizione, di solito manca il dorso, è stato pubblicato anche nei paesi dell'est, tra l'altro. Davvero. So che c'è un'edizione, mi pare, polacca, se non erro. Ah, Sì. Libro molto molto bello, ecco, bellissimo. disegnato in maniera veramente straordinaria su cartoncini di colore diverso, dove lui fa il disegno in nero, poi mette ad esempio un blu, un bianco e un rosso e con quello fa e cambia ogni Bellissimo. volta a seconda del fondo che lui sceglie, che può essere un grigio, può essere un rosa, può essere quello che Sembra che abbia influenze anche russe, asiatiche, cioè è. Ma in queste tavole qua sì, sembra ma tanto il periodo Ukiyo-e e sì, può i anche da, paesaggi sì, giapponesi, però all'epoca bellissimi. sì, all'epoca non si conoscevano ancora, se non attraverso le stampe Ah, sì. giapponesi, sì. Questo è molto interessante. Poi sempre nel 44 esce, diciamo, il libro di Pinocchio, il più bel libro di Pinocchio che sia mai stato stampato, diciamo come cura editoriale, è in piena, dunque, a parte in foglio, in piena seta, stampata a colori, con i tagli in oro fino. In oro fino E i era. tagli sono questa parte qua del libro, cioè Esatto. Questo è dove solo il finisce la taglio pagina. alto, no? E la carta in pura cellulosa. Quindi un'edizione, se pensiamo, stampata nel periodo di guerra, che è incredibile. Nikulin era ucraino. Se non ricordo male, si stabilisce in Italia intorno agli anni 20 e ricorda nei suoi disegni, eccolo qui, vedi Luca, nei suoi disegni ricorda un po', diciamo, i disegni di Bilibin, che era il grande illustratore russo di inizio secolo. E qui, ad esempio, illustra Mangiafuoco come fosse una specie di zar. La cosa più debole in Nikulin è proprio Pinocchio, perché ha delle babbucce molto strane, un fiocchetto un po' insignificante attorno alla vita, ma per il resto Che delle bella, illustrazioni hanno i carabinieri meravigliose. anche. Illustrazioni meravigliose. Quindi qua siamo nel 1944, 44, sì. veramente, Per durante il periodo bellico, dove dici, il com'è Tangeo, possibile che ma durante anche la gli altri guerra? due. I due che abbiamo visto precedentemente, nel 42 c'era la guerra. E dopo di questo questo lo mettiamo qua, passiamo a uno dei libri più interessanti, più autoriali che siano mai stati stampati. È un grosso volume, stampato da Vallecchi nel 55, con una sovraccoperta, difficilissimo da trovare con la sovraccoperta completa. Lo so bene che è difficile da trovare. Bene. E ha queste immagini su doppia pagina anche. E lui, Leo Mattioli, non l'ho detto forse fino adesso, Vabbè, l'abbiamo detto adesso. Leo Mattioli ha delle gambe molto molto particolari, con una stilizzazione altrettanto particolare. Il Pinocchio, anche lui, il Pinocchio lo fa come Mazzanti, lo fa tutto in nero, fa una silhouette nera per Pinocchio. E Ma vediamo. secondo te si ispira a lui oppure No, no, lui dice, semplicemente... no, lui lo dice di mazzantiana memoria, dice, sì. Ok. Però è un libro illustratissimo, lui si firma con una L, come Leo Mattioli, ed è uno dei, diciamo, dei Pinocchio più interessanti, artisticamente più maturi che siano mai stati composti. E questo lo depositiamo qua. Dopodiché abbiamo, guardo qui, Vai, vai, certo. Che cosa avevo qua. Dopodiché abbiamo un libro che adesso non è qui, ma metteremo Facciamo la vedere l'immagine, fotografia, sì. un'immagine che Sergio, si chiama Sergio, Sergio Rizzato pubblica nel 62 per Fabbri, un'edizione conosciutissima, stampatissima, che io lì ho rimesso in grande. È un'edizione dove lui si ispira sicuramente alla vita dell'epoca. Il suo stile è molto stile anni 60, però in questa illustrazione qui, che possiamo vedere più in grande qui, Sergio crea, diciamo, forse uno dei manifesti più belli che sia mai stato fatto per illustrare Pinocchio.
C'è Pinocchio che in mezzo alle due figure che sembrano ghermirlo, la libertà che Pinocchio desidera è nel suo berretto in midollina di pane che vola via. È una bellissima edizione, un libro molto 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 comune, purtroppo la legatura in balacron blu con la placca oro, però è un libro comunque sia godibilissimo. Perché? Spieghiamo perché, purtroppo, in Il Balacron. balacrom era una specie di plastica che voleva, Si distruggeva sì, nel giro sì, di che voleva pochi anni. sembrare pelle, però era veramente una cosa indegna. Dopodiché un altro libro che non ho portato è questo di Attilio Cassinelli. Attilio Cassinelli, lo vediamo qui, una delle sue immagini, lui si rifà, lui non si rifà, lui fa una cosa completamente nuova, cioè il suo Pinocchio è fatto con, diciamo, elementi Geometrici geometrici, mi essenziali. scappava geometrico, eccetera, e compone tutto quanto così, di una modernità che veramente lui prelude, a mio avviso, in queste illustrazioni al computer, alle illustrazioni fatte a computer. Che però lui riesce, visto che le faceva a tempera, riesce a rendere più corpose, più materiche grazie al pennello. Qua siamo agli 80, Qui siamo inizio nell'82, questo è un 82. libro, sì, che fa Giunti, se non ricordo male. Giunti Marzocco pubblica nell'81-82, non mi ricordo l'età, 81, 81. nell'81 pubblica questo libro che è in foglio, molto, molto illustrato e molto molto grande. Bellissimo anche quello. Un altro libro che non ho portato, che però metteremo un'immagine, è quello di Mattotti, che è stato pubblicato in Francia per la prima volta. Mattotti è un grande illustratore internazionale, vive in Francia e fa questi suoi disegni con le matite colorate e crea dei personaggi che sono quasi, diciamo, tratte da una novella delle Mille e Una Notte. Dopodiché abbiamo ancora questo libro che facciamo Che bella vedere, questa qua. Pazzesco. che è il libro di Roberto Innocenti. Roberto Innocenti presenta il suo libro prima in Italia, nessuno glielo pubblica, perché volevano farlo più piccolo, tagliando le sue immagini, eccetera. Lui non accetta questo tipo di operazione e un suo amico che, ecco qui, questa è un'immagine pazzesca, come vediamo che questa immagine potrebbe essere un'immagine al realismo magico, perché vediamo che ci sono, qui ricorda un po' Bruegel, no? Il Esatto, i cacciatore sulla neve, fiammiferi. un acquerello meraviglioso, e vediamo questi personaggi, qui c'è il tipo sul mulo, vediamo la signora con la contadina, con la fascina, eccetera, che passano per la via per tornare alle loro case senza minimamente accorgerci che c'è. Sono il gatto e la volpe vestiti che parlano con un burattino. Quindi questo è veramente un realismo magico straordinario. Lui, parlo di Roberto Innocenti quando dico lui non si rifà niente, lui non si rifà, questa è con illustrazioni che fa per le edizioni successive, perché gli chiedono delle altre illustrazioni, tipo il paese dei balocchi, questo dello squalo, eccetera. Infatti lo stile è già un po' diverso, un po' successivo. E vedi, in queste illustrazioni qui vediamo una Toscana che è più vera del vero, e lui la fa non basandosi su delle fotografie, ma su quello che lui pensava che fosse la Toscana di quel periodo. E quindi fa i coppi, fa i mattoni, cioè ricrea quello che lui pensava che fosse la Toscana di fine 800, dove si svolgono le avventure di Pinocchio. Sono acquerelli meravigliosi, straordinari. Immagino anche difficilissimi da trovare. No, li ha tutti quasi lui. Lui non vende le sue. Noi abbiamo fatto una mostra con Little Nemo dove li abbiamo esposti tutti e abbiamo fatto una pubblicazione dove li abbiamo pubblicati tutti per esteso, su carta molto bella, e sono tutte firmate. In ultimo passiamo con un altro grande illustratore, l'italo-ungherese Ferenc Pinter, conosciuto molto per le illustrazioni che lui faceva, per le copertine degli Oscar. Ha fatto le copertine degli Gli Oscar Oscar, Mondadori. dei Mondadori, ha fatto gli omnibus, lui era un graphicus, aveva imparato, diciamo, il mestiere, dai grandi maestri del manifesto ungherese. E lui porta, diciamo, il rigore, dei manifesti ungheresi, in Italia,
addolcendolo con, diciamo, la creatività italiana, producendo delle illustrazioni per Pinocchio veramente, veramente straordinarie. Lo faccio vedere, quello che stai guardando, sì. Tu lo faccio vedere in questo che è più grande, ma poi facciamo passare anche un'immagine perché vale la pena. Questo qua dei Carabinieri. Sì, è pubblicato da mio fratello, che è l'editore, vale a dire lo Scarabeo, grande amico pure lui di Ferenc Winter quando era in vita, ed è uno degli ultimi Pinocchio, secondo me, che vale la pena di conoscere. Dopo di questo ce ne sono tanti altri, eccetera, ma diventerebbe troppo lungo. Certo. Ecco. Senti, no, non parlo quello dell'amico Nespolo, perché comunque sia è un libro d'artista quasi, certo, no? L'ha pubblicato, certo, Giunti, ma lui in prima battuta l'aveva fatto invece in un'edizione, diciamo, d'artista. Certo. Ecco. Ti chiedo una cosa, sì, una curiosità mia e penso anche di chi sta guardando il video. Sì. Attualmente qual è... Tu hai un'edizione di Pinocchio da consigliare attualmente, è reperibile sul mercato in questo momento? Ma ce n'è una, ad esempio, fatta da Andrea Rivola per Mondadori, che trovo molto molto bella. Bello. Perché lui Ah sì, ma ho presente qual è. Hai presente? Mi piace molto, sì. Sì, lui è molto bravo, lui è stato adesso scelto, mi pare, a un livello internazionale per un concorso, ha mandato delle immagini molto molto belle, lui ha fatto un Pinocchio che io ho messo anche qui, mi pare, se non ricordo male, mi pare sia questa, che si trova, sì, che lo trovi, mi pare. Okay. Santo, abbiamo fatto un viaggio cavalcata, breve ma decisamente intenso, sappiamo benissimo che le notizie curiose e più approfondite sarebbero altre centinaia, però sì, credo che si sia dato una bella infarinatura generale su chi è Pinocchio e su chi l'ha reso così iconico. Certo. Perché alla fine noi dalle immagini assorbiamo quel fascino e quella memoria che poi ci portiamo sì, avanti. Sì. Ma vedi, secondo me quando Collodi ha scritto Pinocchio ha lanciato un sassolino in uno stagno creando queste onde concentriche che si sono allargate anno dopo anno fino a noi e si allargheranno ancora di più perché il suo libro continuerà a crescere man mano, quindi diventeranno questi cerchi concentrici sempre più estesi, sempre più... Parli solo dell'immagine o proprio anche del libro? Testo? Tu libro. Cosa pensi del libro, cioè del racconto? Il racconto è un racconto interessante sia per grandi che per piccini, no? E ognuno poi lo interpreta. Pinocchio era un discolo, alcuni pensano che sia un bugiardo, invece forse non era neanche un bugiardo, era la sua natura. I bambini, certo, dicono a volte delle bugie, certo, ma non lo fanno con intenzione cattiva. No. No? Era il suo percorso, che è stato, sì, che è quello di tutti i bambini in crescita. Sì. E lui l'ha fatto come fosse una bambinata, perché gli dessero dei soldi. Sì. Aveva bisogno di soldi, e quindi... Sì. E questo è strano. Ecco, facendo quello crea, perché tutti gli altri libri di Collodi non sono così famosi. No, infatti, il Pinocchio è però lì ha avuto veramente un'intuizione dell'umano, sì, cioè ha trasmesso l'umano vero e chiunque si può riconoscere in un modo o nell'altro. Esatto, in quel esatto. Testo lì. Anch'io sono un Pinocchio, però. Lo siamo tutti. Esatto. Lo siamo tutti. Santo, io ti ringrazio davvero, ci tenevo tanto perché era un pezzo che dovevamo farlo. Era un pezzo che dovevamo farlo, ma soprattutto io tutte le volte che parlo con te sento la tua passione e questo spero che venga trasmesso anche con questi mezzi. Niente, noi abbiamo finito, grazie per averci seguito fino a questo momento. Scrivete, mi raccomando, nei commenti se avete delle domande per Santo, perché Santo adesso gli faccio rispondere anche ai commenti che scrivono sotto. E quindi mettete like se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale che ha bisogno di voi per essere conosciuto e divulgato sempre di più. Alla prossima, magari ne organizziamo un'altra. Va bene, okay? Quando vuoi. Va bene, okay? Se questa va bene. Va benissimo, secondo me va benissimo. Se non andasse bene. No, sicuro, se è andato bene. Sì, va bene.